realtà questo momento è un momento che ci consente di dare continuità ad un percorso che è stato avviato e per il quale vi ringrazio e che ci ha reso tutti protagonisti della costruzione del futuro di Teramo Città Capoluogo. Ieri provavo a riflettere sulla definizione di Teramo Città Capoluogo, come decliniamo Teramo Città Capoluogo. Io penso che non serva declinarlo, perché se noi proviamo a fare una declinazione di Teramo Città Capoluogo rischieremmo di non comprendere che siamo città capoluogo d'Abruzzo. Lo siamo già, lo dobbiamo essere attraverso un percorso che ovviamente anche e soprattutto di consapevolezza ci faccia avvertire assolutamente questa consapevolezza, esigenza e soprattutto ci consenta di scrivere la prospettiva di una città e di una comunità che cresce, se cresce tutte insieme, soprattutto attraverso il dialogo e il rapporto istituzionale. Per questo Teramo Città Capoluogo siamo noi, siete voi, io vi devo ringraziare perché oggi non facciamo altro che mettere un ulteriore tassello nell'ambito di un percorso che è iniziato già un paio di anni fa e che oggi vede una fase molto particolare, vede una fase in cui grazie al vostro lavoro, al lavoro congiunto di tutte le istituzioni, riusciamo a mettere in campo un pacchetto di risorse straordinario. Come mai il nostro territorio ha avuto l'opportunità di vivere e ovviamente di confrontarsi poi con l'amore di queste risorse, con le esigenze e i bisogni che ciascuno di voi e ciascuno di noi, confrontandosi con le comunità che rappresentano e che rappresentiamo, ovviamente è chiamato poi a dare un indirizzo. L'altro giorno facevo il calcolo delle risorse che la nostra città, a valere sulla ricostruzione, parliamo solo di ricostruzione, che ovviamente come avete visto nel brevissimo video iniziale, parlare di ricostruzione senza mettere a sistema ricostruzione, rigenerazione, PNRR e tutte le risorse che abbiamo a disposizione non ha senso, perché è fondamentale appunto che ci sia un dialogo strutturato, costante tra tutti gli interventi che abbiamo in campo e tra i soggetti attuatori. Ecco, solo per la ricostruzione abbiamo circa 290 milioni di euro già finanziati in capo a tutti i soggetti attuatori che insistono con le loro opere e i loro interventi all'interno della città di Teramo. Cosa vogliamo che siano queste risorse? Una somma di denaro da spendere senza che vengano messe a sistema? No, lo sappiamo, me l'avete già detto, ce lo siamo già detti nel corso di questi mesi, quando con Teramo si rigenera abbiamo costruito un percorso con gli ordini, con tutti i soggetti istituzionali. Quindi è molto importante che ci sia un lavoro che ci consenta di sentirci tutti responsabili del futuro della nostra comunità e di far dialogare interventi e risorse, perché non possiamo pensare che un'azione, un intervento possa essere slegata da quello che avviene in un'altra area della città o rispetto a quello che altro ente mette in campo. Come delegato della comunità, da sindaco, non ho fatto altro, non stiamo facendo altro che cercare di favorire questo dialogo, questa rete, perché ritengo che sia assolutamente fondamentale per costruire il percorso futuro. Questo è il Teramo Città Capoluogo.